un'iniziativa oggi portata avanti dal Soroptimis di Agrigento dal tema alimentazione, salute e ambiente. Non sprecare il cibo, difendi la tua salute e salva il pianeta. Oggi è la tappa conclusiva qui presso l'Istituto Fermi. Diverse altre scuole sono state coinvolte in questo spazio dedicato all'alimentazione alimentare, molto importante per gli alunni, per gli studenti, anche per la loro salute. Ecco, ne parliamo con la presidente del Soroptimis, la dottoressa Leto. Sì, oggi chiudiamo il ciclo di incontri con le scuole su questo tema estremamente importante che per noi è anche un tema nazionale. Le scuole che abbiamo incontrato sono cinque, dalla primaria alla secondaria di secondo grado e come già abbiamo fatto l'anno scorso col progetto contro la violenza sulle donne, il nostro progetto è partito già a ottobre perché abbiamo voluto coinvolgere attivamente le scuole durante tutto l'anno scolastico. Oggi c'è il momento finale conclusivo in cui veniamo noi a parlare con i ragazzi, con le nostre socie esperte in alimentazione, ma anche la presentazione dei lavori da parte degli alunni. Devo dire che questa esperienza è stata un'esperienza molto interessante. Le scuole, noi lo sappiamo, sono una miniera, una ricchezza per le attività che svolgono e i ragazzi in tutte e cinque le scuole hanno lavorato molto bene, hanno risposto con grande intelligenza a questi temi, che sono temi che vanno dall'etica all'ecologia, passando anche attraverso la cura dell'alimentazione. Sì, oggi è un convegno molto importante perché effettivamente affronta tre tematiche che sono strettamente collegate tra di loro: l'alimentazione, la salute e la tutela dell'ambiente. Perché effettivamente ci rendiamo conto che il paradosso, quello dei nostri tempi, è proprio questo: che esiste, diciamo, una popolazione, che è malnutrita, che ha dei problemi proprio alimentari, mentre invece c'è un'altra parte della popolazione che spreca del cibo. I dati ormai sono così allarmanti che ci è sembrato giusto affrontarli anche all'interno del nostro istituto. E quindi, grazie anche alla collaborazione di Europtimist, siamo riusciti oggi a portare qua questo argomento e far capire ai ragazzi che, dando uno stile di vita corretto, sicuramente contribuisce alla loro educazione e alla loro cultura, ma nello stesso tempo aiuta a tutelare l'ambiente e anche a evitare questi sprechi, perché dai dati che noi abbiamo potuto verificare all'interno di questo progetto ci siamo resi conto che effettivamente con gli sprechi alimentari si potrebbero nutrire 2 miliardi di persone in più, e quindi è giusto che anche i nostri ragazzi ne facciano una missione, diciamo, e in qualche modo riescano anche nel loro piccolo a dare un contributo per risolvere questo problema così angoscioso. Ecco, tra le tante iniziative che voi portate avanti c'è quella che state organizzando a Favara per i lavoratori, per le tante persone che non possono durante l'orario di lavoro frequentare la scuola, e quindi, diciamo, voi a Favara istituite anche dei corsi per questo tipo di gente. Sì, questo è anche un altro contributo che vogliamo dare, cercare di aiutare coloro che durante il corso della loro vita non sono riusciti ad acquisire un titolo di studio che gli possa permettere un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo attivato dei corsi serali di manutenzione e di assistenza tecnica. In questo modo le persone potranno lavorare, potranno benissimo frequentare anche la scuola e avere un'opportunità in più di inserimento. Thank you.